Il comune di Chieti riassumerà la gestione diretta dei parcheggi dopo il fallimento della Teate Servizi, così come è accaduto per i cimiteri. La decisione è condivisa con il curatore della ex partecipata e andrà a regime già da lunedì al fine di dare continuità al servizio che prevede la gestione dei parcheggi coperti e scoperti, nonché la guardiania e lo scassettamento dei parcometri. Così l'assessore alla mobilità Stefano Rispoli. Sì, dalla prossima settimana reinternalizziamo il servizio per quanto riguarda i parcheggi a pagamento in città, con l'obiettivo di poter rivisitare tutto quanto il servizio dei parcheggi, ampliando anche l'offerta con la possibilità di creare abbonamenti e soprattutto creare un servizio diverso della mobilità cittadina. Sarà un servizio che di fatto continuerà ad esistere come è stato gestito fino adesso con le stesse tariffe, ma con l'obiettivo di poter usufruire nuovi spazi di parcheggio in città. Per la riscossione dei tributi interviene il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Il curatore fallimentare chiederà l'esercizio provvisorio. In questo modo il comune potrà fare un bando di gara per una società esterna, ma anche in questo caso Ferrara invita i cittadini a pagare le tasse per un ente pubblico che non può restare con le casse vuote. Ora, accadrà che il curatore, con ogni probabilità, se non con certezza, chiederà a giorni al tribunale l'esercizio provvisorio di questo importantissimo e vitale per il comune stesso, oltre che per il curatore, per i creditori di Teate Servizi, chiederà l'esercizio provvisorio. Noi abbiamo dato al curatore una bozza di contratto ponte che gli permetterà appunto di chiedere l'esercizio provvisorio e stiamo lavorando per una gara europea per un affidamento a distanza di tempo ad una società esterna definitivamente questo importante ramo d'industria, come si usa dire, della ex Teate Servizi. I cittadini di Chieti possono pagare le imposte attraverso tre modalità. Quindi online, i bollettini postali e i modelli F24.